Ciao a tutti, bentornati o benvenuti a Next Code Generation. Oggi parleremo di Kubernetes e Azure con Alessandro Melchiori di Codice Plastico. Che cos'è Next Code Generation? Next Code Generation è un'iniziativa nata da CSMT e i suoi partner, alcuni dei suoi partner, che vediamo qua elencati: Codice Plastico, PQ Quadro, ForSolid, Trem Informatica, Università degli Studi di Brescia. Next Code è un'iniziativa che punta a creare una serie di eventi periodici su tematiche di sviluppo software e tecnologia. Abbiamo iniziato a fine novembre, modalità diciamo dal vivo, organizzando degli aperitivi. Siamo dovuti poi passare a modalità webinar dopo la quarantena e il coronavirus, e adesso è già la terza, mi sembra, puntata che facciamo online, anzi quarta. Nextcodegeneration.it, sul nostro sito potete rimanere informati su tutte le informazioni, le news relative agli eventi. Pubblichiamo anche le nostre sfide se volete andare a risolvere quelle precedenti. Su Instagram, CSMT Polo Tecnologico, potrete rimanere aggiornati anche su altre iniziative di CSMT, oltre ovviamente agli eventi di Nextcode. Io non mi sono ancora presentato perché non mi conoscesse, sono Marco Maddione e lavoro come sviluppatore software in CSMT. Partiamo sempre dalla nostra Next Code Challenge prima di cominciare. Che cos'è per chi non la conoscesse? Ad ogni incontro viene proposta una sfida di coding dove è possibile partecipare singolarmente o a squadre. È possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione per risolvere le sfide. Un attimo che suona il telefono, ovviamente. Il bello della diretta, scusate. È possibile utilizzare e viene stilata e costantemente aggiornata una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2020. Viene attribuito un punteggio di un punto per ogni soluzione corretta, 3 punti per chi sale al secondo e terzo posto del podio e 5 punti l'efficienza dell'algoritmo, lo stile di programmazione e l'originalità della soluzione e anche la presenza di commenti. Questa era la challenge che abbiamo proposto alla precedente puntata di Nextcode. Quindi la challenge era: un numero è pan digitale in base n se contiene al suo interno tutte le cifre da 0 a n-1. Un numero è super pan digitale in base n se è pan digitale in tutte le basi da 2 a n. E veniva richiesto quale fosse la somma dei 10 più piccoli numeri super pan digitali in base 12. Ecco il risultato, la somma che vedete è questo numero che non saprei neanche bene pronunciare, e questi erano i 10 numeri che generavano la somma. Questa challenge è stata vinta da Massimo Forni, che dopo essersi piazzato al secondo posto in tutte le sfide precedenti è riuscito a agguantare la prima posizione. Non pubblicheremo la soluzione durante questa sessione, però la potete trovare sul sito di nextcodegeneration.it da domani, sia il codice sorgente che la classifica aggiornata. Vediamo quindi la classifica. Massimo Forni si è classificato primo, mentre al secondo posto Alex e al terzo posto BNN. Diciamo che tutte le soluzioni che ci avete inviato per questa sfida erano corrette. L'algoritmo bene o male era molto simile, abbiamo quindi valutato la presenza di commenti e ovviamente diciamo, l'efficienza dell'algoritmo, quindi chi ha utilizzato accorgimenti per aumentare la velocità sicuramente è stato premiato. Ok, presentiamo quindi adesso la sfida successiva. Non preoccupatevi di prendere appunti perché, come vi abbiamo detto, verrà pubblicata sul sito, quindi basta che per il momento seguite con me. Allora, hai comprato troppo gin, ben 150 litri, vecchio ubriacone. Per farlo stare nella tua cantina hai bisogno di spostarlo in bottiglie più piccole. Dando un'occhiata alla tua dispensa trovi 5 bottiglie delle seguenti dimensioni in litri. 20, 15, 10, 5, 5. Facendo due rapidi calcoli trovi 4 modi diversi per travasare tutto il gin. 15, 10, 25 nella prima bottiglia, 25 nella seconda bottiglia e 15, 5, 5.
Se avessi 20 bottiglie delle seguenti dimensioni, che vedete qua elencate, quante sono le possibili combinazioni di bottiglie che ti permetterebbero di travasare esattamente tutto il gin? Questa è la sfida. Come sempre, per partecipare, utilizziamo questa regola. Bisogna inviare un'email a challenge@nextcallgeneration.it. La scadenza, scusatemi, qua non è stata aggiornata, ma sarà giugno, sarà aggiornata domani sul sito. Dovrebbe essere il 13 di giugno. L'oggetto deve essere Nextcode Challenge 05 con il nickname della squadra. Gli utenti che hanno partecipato alla sfida, ovviamente più di uno se avete partecipato in squadra, il linguaggio utilizzato, il risultato, e ovviamente dovete fornire come allegato obbligatorio il codice del programma. Un'ultima informazione prima di lasciare la parola ad Alessandro: potete aggiungere in rubrica il numero seguente 371-168-8930. Se aggiungete questo numero e inviate un messaggio su WhatsApp con scritto Nextcode on, riceverete tutte le news relative a Nextcode. Ultimissima cosa, vi preannuncio il successivo incontro che faremo sempre online. Sarà il 17 giugno, parleremo di serverless e Azure Function con Massimo Bonanni di Microsoft, quindi sarà un incontro molto interessante e vi invito a segnarvi l'evento, la data, e comunque domani riceverete nella newsletter le informazioni per partecipare. Ok, detto questo, lascio la parola ad Alessandro. Ok, buonasera a tutti, mi sentite? Ciao Alessandro. Ciao, ciao Marco. Si vede il mio monitor, sì? Si vede tutto. Ok, perfetto. Allora, direi di partire subito a cannone, visto che di cose da vedere ce ne sono parecchie. Un po' difficile questa modalità di interazione perché non vedo in faccia le persone, però se ci sono domande fatele pure in chat e poi tramite Marco vedremo di rispondere. E quindi di che cosa chiacchieriamo in questa oretta insieme? Chiacchieriamo di Kubernetes e Azure e cercheremo di capire quali problematiche Kubernetes cerca di andare a risolvere e perché con una piattaforma cloud come Azure, quali vantaggi ci dà l'adozione di Kubernetes utilizzando una piattaforma cloud come Azure piuttosto che utilizzarlo on-prem. Per farlo dobbiamo partire da e dare un po' di contesto, per dare un po' di contesto a questa sessione, partire dalle domande che ogni dev ogni mattina quando si alza si pone, che sono essenzialmente: cosa succede dopo la morte? Cos'è la vita, ma soprattutto che cos'è un microservizio? Questo è quello che io mi immagino ognuno di voi, ognuno di noi si domandi la mattina appena sveglio. Come dico sempre quando faccio sessioni di questo genere, io purtroppo la risposta non ce l'ho, nel senso che di microservizi, microservice se ne parla ormai da un po' di anni, è una buzzword che ha raggiunto il suo hype un po' di tempo fa, adesso è un pochino meno buzzword e un pochino più concreta, però diciamo che è una cosa che è difficile da definire, non ha una definizione matematica, cioè un microservizio non è un qualcosa che è fatto con 5 righe di codice, se sono più di 5 righe non è micro, ma è qualcosa di diverso. È molto difficile dire cosa è un microservizio, diciamo che quello che io riesco, io non ho una definizione, ma quello che di solito faccio è quello di dire le caratteristiche che secondo me un pezzo di codice o un componente, meglio ancora, della nostra architettura deve avere per essere considerato un microservizio. Ed essenzialmente tutte le caratteristiche, il giochetto è un po' quello del che se cammina come una papera e fa quack come una papera, probabilmente è una papera. L'idea è proprio quella, dato che la definizione non ce l'abbiamo, andiamo ad identificare quali sono quelle caratteristiche che possono caratterizzare un microservizio. E secondo me sono racchiuse molto bene in questi due tweet. Che cosa deve avere un componente della nostra applicazione per poter essere considerato per me un microservizio? Allora, deve essere sicuramente un'unità
di deploy indipendente. Cosa significa? Significa che se io per deployare una parte della mia applicazione sono costretto a rilasciarne tante altre, probabilmente quello che pensavo essere un microservizio non lo è veramente, perché dipende, ha troppe dipendenze da altre componenti del mio ecosistema. Ok, questa è una delle prime caratteristiche, ma non è la sola, perché la definizione, la caratterizzazione di un microservizio non è fatta solo su quello che è definito un physical boundaries, cioè il componente fisico che viene effettivamente messo in esecuzione, ma anche, ed è per questo che si ha difficoltà a definire che cosa un microservizio è, ma è anche la definizione di un suo boundaries logico, cioè andare a definire quelli che in domain driven design, per esempio, si chiamano bounded context, cioè contesti dei boundaries ben definiti che identificano le funzionalità che il nostro servizio mette in esecuzione. Ok, quindi nel momento in cui abbiamo più o meno queste due caratteristiche, cioè la possibilità di deployare in modo autonomo, indipendente, una componente del nostro applicativo, e questa componente è stata disegnata in modo tale da essere logicamente disaccoppiata e indipendente rispetto al resto dell'ecosistema, molto probabilmente siamo in presenza di un microservizio. Come dicevamo prima, i microservizi sono, se avete sentito parlare di microservice, è stata veramente una buzzword che ha caratterizzato gli anni scorsi nel nostro settore, ma per chi è andato nel dettaglio di capire bene che cosa un microservizio è, e per chi è abbastanza aged come me, nel senso che è nel mondo dello sviluppo software da un po' di anni e ha sentito parlare di SOA, si sarà reso conto che i microservizi non sono altro che un rebranding di quello che era SOA, ok? Solo che SOA sfortunatamente non aveva trovato un nome che potesse caratterizzare un hype come quello di microservice, è stato un po' dimenticato, ma i principi su cui si basava le service oriented architecture sono gli stessi su cui si basano le architetture a microservizi. Quindi l'idea di poter avere dei servizi o componenti, se quello che non mi piace molto è definirli micro, perché micro ha un'idea di dimensione, ma invece non è basato su quanto grosso è quel componente. Quindi i nostri componenti in una service oriented architecture dialogano tra di loro over the network, ok? Dove per over the network si intende non solo HTTP, cioè si parlano tra di loro, ma HTTP è un protocollo di comunicazione con cui i nostri componenti possono dialogare tra di loro, ma non è il solo. Perché faccio questa specifica? Perché molto spesso quando si sente parlare di SOA o microservizi si pensa che l'unico modo di comunicazione, tanti framework che vedo in giro implementati, basano la comunicazione dei vari servizi solo ed esclusivamente over HTTP. È un modo, REST, HTTP e così via, ma è solo una delle possibilità che abbiamo per poter far dialogare i nostri servizi. Come tutte le cose, ha i suoi pro e i suoi contro. Così come come in SOA, anche i microservizi, visto che abbiamo detto che sono molto sovrapposti come concetti, se non proprio esattamente gli stessi, la nostra architettura orientata ai microservizi è costituita da tante piccole componenti che interagiscono tra di loro, ma sono il più indipendenti possibili, e questo ci dà le garanzie che ci siamo detti prima, cioè la possibilità, per esempio, di aggiornare una componente del nostro ecosistema senza dover deployare l'infinito, ma sono anche separate logicamente, cioè hanno dei contesti ogni componente ha dei contesti ben definiti che ne delimitano le funzionalità logiche che vengono esposte al resto del sistema. Questo è ciò che caratterizza un microservizio o un'architettura orientata ai microservizi. Dando un po' di questo contesto, cioè perché parliamo di Kubernetes, perché è nata l'esigenza di avere un orchestratore, perché Kubernetes altro non è che un orchestratore di container per risolvere questo genere di scenari. Perché con l'avvento delle architetture a microservizi abbiamo risolto dei problemi
che sono la parte buona delle architetture orientate ai microservizi, cioè rispetto ad un'architettura monolitica in cui abbiamo un unico grosso componente che gestisce tutto il ciclo di vita della nostra applicazione. In un'architettura orientata ai microservizi noi abbiamo decomposto questo grosso componente monolitico in tante piccole parti più semplici che nel loro insieme forniscono poi le funzionalità della nostra applicazione. Scomponendo la nostra applicazione in tante piccole parti ci portiamo a casa tanti vantaggi. Alcuni di questi vantaggi sono riassunti in questa slide, ovvero per esempio la facilità di isolare dei failure all'interno del nostro sistema. Se le nostre componenti sono state disegnate in modo corretto, ma soprattutto i boundaries delle nostre componenti sono stati disegnati in modo corretto, noi possiamo permetterci che una parte del nostro sistema non performi nel modo migliore o subisca dei fallimenti senza intaccare o intaccando nel modo minore possibile il resto del sistema. Se invece abbiamo un unico componente che o va o non va, un fallimento in qualsiasi parte di questo componente comporta il fallimento potenziale di tutto il componente. L'altra cosa è che in un mondo in cui ci si sta spingendo di più, sempre più spesso sul concetto di cloud, sul concetto di distribuzione, sul fatto che non sappiamo dove effettivamente girano le nostre cose, i nostri processi, le nostre componenti, le nostre applicazioni, poter decomporre la nostra applicazione in tanti piccoli componenti ci dà anche il grosso vantaggio di poter distribuire le nostre componenti su server multipli, ma soprattutto ci dà la possibilità di dire ok, la nostra applicazione la stiamo erogando tramite una piattaforma cloud, voglio scalare una parte della mia applicazione, se la mia applicazione è divisa in tante piccole parti posso scalare solo le parti che mi interessa scalare, ok? E questo è un aspetto molto importante quando si sposa al cloud, perché dato che nel cloud si paga tutto ciò che si consuma, voi ipotizzate di avere un grossissimo componente e l'unico modo di scalarlo è o tutto o niente, è a livello di costi sicuramente differente che dire scalo solo queste due componenti della mia applicazione più piccole e le metto in replica di 3, 4, 5 volte. Quindi tantissimi aspetti positivi con un'architettura orientata ai microservizi, ma come in tutte le cose del nostro settore Non è tutto oro ciò che luccica, e quindi ci sono anche alcuni aspetti negativi. Quali sono questi aspetti negativi? Che ovviamente decomponendo la nostra applicazione in tanti piccole componenti abbiamo più componenti che devono dialogare tra di loro e quindi la comunicazione intracomponente è più complessa perché abbiamo di mezzo il networking e quindi tutte le possibili problematiche che nascono dall'avere un sistema distribuito. Ovviamente avendo più componenti dobbiamo avere la possibilità di poter gestire più componenti, che è più complesso che non gestirne una soltanto, ok? E di tutto questo aspetto la parte che mi interessa sottolineare è che nel momento in cui adottiamo un'architettura orientata ai microservizi, cioè sposiamo questo genere di approccio allo sviluppo del software, che non è sempre l'approccio vincente, perché in ogni scenario in uno scenario potrebbe aver senso adottare questa architettura e in altri scenari no, però l'aspetto su cui mi interessa puntare l'attenzione è che nel momento in cui scegliamo questo genere di architettura, gestire in modo manuale tutte le nostre componenti diventa difficile, diventa molto complesso e il nostro lavoro si sposta dal sviluppare software a gestire il software che abbiamo sviluppato, cosa che nell'ottica di uno sviluppo agile, uno sviluppo con rilasci frequenti, potrebbe diventare molto complessa. Quindi la gestione manuale è assolutamente sconsigliata con un genere di in generale, ma con un genere di architettura del genere ancora di più. Tutta questa premessa per dire che è proprio in questo scenario che si introduce Kubernetes, cioè Kubernetes negli ultimi anni è diventato praticamente lo standard nel campo degli orchestratori, ok? Degli orchestratori di queste componenti, di queste moving parts delle nostre architetture che devono
è vero essere il più possibile isolate tra di loro, ma che devono comunque lavorare insieme per poter erogare le funzionalità complete della nostra applicazione. È in questo scenario che Kubernetes la fa da padrone. Ci sono diversi altri orchestratori, ma ad oggi Kubernetes è quello che ha vinto la guerra, diciamo, tra i vari orchestratori di container. Andiamo a vedere un attimino che cos'è Kubernetes. Quindi, prima di addentrarci un attimino nel mondo di Kubernetes e Azure, andiamo a cercare di capire che cos'è Kubernetes. Allora, Kubernetes innanzitutto è un progetto open source. Si può chiamare Kubernetes, oppure il nome contratto è K8S. È un progetto che nasce in Google ed è l'evoluzione di altri progetti di Google. È un progetto, come dicevo, open source. È un progetto che ha di cui viene rilasciata la V1 a metà 2015. È un progetto scritto in Go, che è il linguaggio, diciamo, di riferimento per tutto ciò che sta nel mondo dei container, Docker e così via, e tutto il codice è su GitHub. Il vantaggio grosso di Kubernetes rispetto a altri orchestratori è, oltre al fatto che il codice sia pubblico, ma questo è un di cui, è la grossissima community che c'è attorno a Kubernetes, perché Kubernetes ci dà un ricco set di funzionalità che già valgono il prezzo del biglietto, ma la community che c'è attorno a Kubernetes sforna settimanalmente funzionalità ulteriori che vanno a colmare lacune della parte core di Kubernetes. E quindi questo è uno degli altri grossissimi aspetti, degli altri vantaggi che hanno fatto adottare oramai come unica opzione Kubernetes nel momento in cui si ha la necessità di avere un orchestratore. Andiamo a capire un attimino Kubernetes che cos'è. Allora, Kubernetes non è altro, tra virgolette, che una tecnologia per gestire un cluster di macchine. Ok? Quindi lo scopo, se dovessimo dire qual è lo scopo di Kubernetes, è quello di astrarre il fatto che la nostra applicazione sta girando su una, 10, 100, 1000 macchine, ok? E presentare al dev o all'utilizzatore in genere della nostra applicazione il cluster come un'unica macchina. Ok? Quindi il compito di Kubernetes è quello di nascondere tutta la complessità che ci sta nel contesto dei sistemi distribuiti e presentare la capacità computazionale di una serie di macchine come se fossero un'unica macchina. Ok? Quindi nel momento in cui noi adottiamo Kubernetes per mettere in esecuzione una nostra applicazione, ci dimentichiamo, tra virgolette, che la nostra parte della nostra applicazione potrebbe girare sulla macchina 1 e parte sulla macchina 2 e parte sulla macchina 3, ok? Dicevo, ce ne possiamo dimenticare, tra virgolette, nel senso che non dobbiamo mai dimenticarci che siamo in un contesto di un sistema distribuito e quindi abbiamo tutti i potenziali problemi che un sistema distribuito deve avere, ok? Che è diverso che lanciare l'applicazione sulla propria macchina dove tutti i componenti girano e comunicano in localhost, ok? Ma diciamo che in questo scenario Kubernetes ci dà una grossa mano perché introduce delle astrazioni importanti che ci permettono, più che di dimenticarci, ci semplificano la vita nel mondo dei sistemi distribuiti. Quindi questo è quello che Kubernetes è. Kubernetes introduce, quindi Kubernetes è una tecnologia per gestire un cluster. Il cluster è fatto da diversi nodi. I nodi non sono altro che macchine fisiche o virtual machine nelle quali ci sono installati i componenti di Kubernetes e è compito di Kubernetes mettere in comunicazione questi nodi e fare in modo che vengano percepiti dall'esterno del cluster come un unico grosso, un'unica grossa macchina. Andiamo sempre più deep all'interno delle componenti di Kubernetes e andiamo alla componente più piccola. Per chi ha avuto già esperienza col mondo dei container, Docker e così via, potrebbe pensare che la componente più piccola nell'ecosistema di Kubernetes sia il container. No,
Kubernetes introduce come componente più piccola un'astrazione che si chiama pod, che è la più piccola parte che può essere messa in esecuzione all'interno del cluster Kubernetes. Che cos'è un pod? Adesso lo vediamo molto velocemente, ma poi dopo con un paio di esempi si capisce meglio. Il pod è un'astrazione sopra i container, quindi è un qualcosa che contiene i container. E come si vede in questa slide, un pod può contenere uno o più container, ok? Quindi quando noi mettiamo in esecuzione qualcosa all'interno del nostro cluster, quello che stiamo mettendo in esecuzione non è mai un container specifico, ma è un pod in cui nella sua descrizione sono descritti il o i, pod, i container che vogliamo mettere in esecuzione, ok? Il fatto di avere questa astrazione è che all'inizio fa storcere un po' il naso, nel senso che uno dice: ma scusa, stiamo parlando di microservizi, stiamo parlando di isolare le nostre componenti in modo tale che siano logicamente e fisicamente distinte le une dalle altre, e adesso mi dici che all'interno di un pod ci posso infilare 2, 3, 4 container. È assolutamente legittima come, come obiezione. Chiunque si approccia, almeno la mia storia è che nel momento in cui un paio d'anni fa mi sono approcciato a Kubernetes ho storto il naso dinanzi a questa cosa qua, perché mi sembrava proprio controintuitivo. Ma questa astrazione del pod sopra il container apre a diversi scenari molto interessanti, tipo quello di: ok, io all'interno di un pod posso mettere la mia applicazione, parte della mia applicazione, un componente della mia applicazione, e un altro componente che non è un componente applicativo, ma è un componente, per esempio, infrastrutturale, che si occupa di tutto ciò che è il log della mia applicazione, ok? Oppure posso inserire un componente che si occupa di gestire la security della mia applicazione, ok? Quindi sono la possibilità di avere più container all'interno di uno stesso pod apre a scenari veramente molto interessanti. Diciamo che comunque all'inizio il mapping, un pod, un container, per chi si approccia a Kubernetes, è la via più naturale per cercare di decomporre la propria applicazione in componenti più piccole e poi metterle in esecuzione in Kubernetes. Quindi diciamo che il fatto di avere più container all'interno di un certo pod, di un solo pod, sono scenari un pochino più avanzati, nulla di estremamente avanzato, ma bisogna prima capire bene come funziona Kubernetes per poterne percepire il valore nel mettere più container all'interno dello stesso pod. Però l'importante è capire che quando noi vogliamo mettere in esecuzione qualcosa all'interno di Kubernetes, quello che possiamo mettere in esecuzione è un pod. Dopodiché Kubernetes introduce un altro oggetto, un'altra astrazione, che si chiama deployment. Che cos'è un deployment? Il deployment è una descrizione di come vogliamo che diverse componenti vengano appunto deployate all'interno del cluster, ok? Attraverso l'oggetto deployment noi possiamo andare a specificare a Kubernetes: io voglio mettere in esecuzione questo pod che conterrà questi container, ma voglio che questo pod, non voglio una sola istanza di questo pod, ma ne voglio tre, ok? Oppure voglio mettere in esecuzione questo altro componente, e in modo descrittivo il deployment va a definire l'ecosistema di questa di una parte della nostra applicazione, ok? E questo è un altro degli main components che si utilizzano praticamente dal giorno zero nel momento in cui ci si approccia con Kubernetes. E andiamo avanti nella nostra carrellata e arriviamo ad un componente veramente molto importante allo stesso livello del pod, ed è il concetto di servizio. Che cos'è il service all'interno di Kubernetes? Il servizio è la soluzione che Kubernetes mette in pratica per la comunicazione tra pod diversi. Ok, cioè quando all'interno del nostro sistema, del nostro cluster Kubernetes, abbiamo la nostra applicazione, l'abbiamo divisa in tante piccole componenti, è vero che queste componenti devono essere il più possibile isolate tra di loro e abbiano dei boundaries logici ben definiti, ma prima o poi queste componenti tra di loro dovranno parlare, ok? E
i servizi sono l'astrazione che Kubernetes mette in gioco per risolvere un grosso problema che si ha nei sistemi distribuiti, che è quello della comunicazione e del service discovery di componenti diverse all'interno dello stesso sistema. Tante parole, andiamo a vedere una slide per cercare di contestualizzare un pochino il problema. Quando siamo in uno scenario di questo genere, ok, ovvero abbiamo per esempio dei pod, che sono quelli arancioni, che contengono l'applicazione di front-end, e dei pod, che sono quelli azzurri, che contengono l'applicazione di back-end. Ipotizziamo un qualsiasi e-commerce, qualsiasi applicazione che si possa dividere in queste due grosse categorie, quindi una sezione di front-end in cui per esempio ho la parte diciamo di HTML, CSS, la parte rendering server side, quello che volete, e poi una parte di back-end che gestisce per esempio gli ordini o qualsiasi altra cosa. Benissimo. Indipendentemente dal fatto che si sia voluto scegliere di utilizzare Kubernetes o meno, nel momento in cui abbiamo due componenti che devono dialogare tra di loro e sono due componenti distinte, siamo in presenza di un sistema distribuito, punto. Ok? Se risolvo il problema della comunicazione tra due componenti distinte all'interno del mio sistema distribuito, istruendo, cioè dando la conoscenza ai pod arancioni di dove stanno i pod azzurri, cioè per esempio l'indirizzo IP, abbiamo un grossissimo problema, perché siamo nello scenario peggiore, ovvero abbiamo pensato di fare un'architettura orientata ai microservizi e invece semplicemente abbiamo un monolite distribuito, cioè stiamo prendendo la parte peggiore delle due architetture. Quindi abbiamo la parte peggiore dell'architettura monolitica, perché a noi sembra di avere diviso l'architettura in componenti diversi, ma tutte le componenti si devono conoscere tra di loro per far funzionare questo sistema e quindi sono in corrispondenza di un'architettura monolitica, e ho anche tutte le difficoltà di un'architettura orientata ai microservizi, perché avendole scomposte ho pure il networking da dovermi gestire, ok? Nel momento in cui abbiamo scelto un'architettura orientata ai microservizi, dobbiamo inventarci un meccanismo per gestire quello che si chiama service discovery, cioè i pod o le componenti di front-end non devono avere staticamente conoscenza di dove stanno le componenti di back-end o qualsiasi altra componente, perché se no abbiamo un problema. Qual è il problema? Il problema è, nell'ambito di Kubernetes per esempio, ma di qualsiasi altro sistema distribuito, che shit happens, ok? Le cose possono andare male e lo sappiamo benissimo. Quindi può succedere che nell'ambito di Kubernetes il pod che veniva esposto dal cluster Kubernetes su un IP particolare 10.0.0.44 fallisca, ok? Però abbiamo Kubernetes, benissimo. Kubernetes, uno dei suoi compiti è quello di dire: se tu mi hai detto che vuoi due pod di backend e uno dei pod di backend fallisce, non ti preoccupare, ci penso io a riportarti in uno stato consistente. Quindi quello che fa Kubernetes è far ripartire un pod con il container di backend, però nulla ci dà la garanzia che venga fatto ripartire sullo stesso IP di prima, venga esposto sullo stesso IP di prima. Quindi prima aveva un IP che mi sembra fosse 45, 41, quello che è, adesso viene fatto ripartire sull'IP 81. Cosa significa? Significa che i miei pod di front-end dovrebbero essere, avendo una configurazione statica, io ho sì due pod di backend in esecuzione, ma dato che i pod di front-end non sanno dell'esistenza del pod di backend, io tutto il carico ce l'avrei solo e soltanto sull'unico pod che è ancora in esecuzione, di cui i pod di front-end sono a conoscenza, ok? Questo è un grosso problema che si ha con i sistemi distribuiti, perché la dinamicità e il fatto che i nostri componenti possano stare su una macchina e poi essere spostati su un'altra, esposti su un IP e poi su un'altra e così via, rende il networking delle nostre componenti molto complesse. Il vantaggio di utilizzare un orchestratore come Kubernetes è che, come dicevo prima, non ci dobbiamo dimenticare del fatto che siamo in un contesto di un sistema distribuito e che quindi abbiamo tutte queste problematiche di networking. Quindi prima ci bisogna sbatterci la testa e poi adottare Kubernetes. Però il vantaggio di avere, per esempio, Kubernetes è che questo genere di problematiche, Kubernetes ci mette a disposizione delle astrazioni che ci permettono di risolvere questo genere di problematiche. In questo scenario, qual è questo genere di astrazione? È il servizio, quel componente che stavamo vedendo prima.
E nello scenario di Kubernetes quello che succede è che quando due componenti interne al cluster devono poter dialogare tra di loro, la comunicazione non avviene direttamente, quindi il pod di front-end che ha IP 10.0.0.83 non parla direttamente con il pod di back-end che ha IP 10.0.0.41, ma parla attraverso un servizio a tutti quei pod che sono, passatemi il termine, proxati da questo servizio, ok? Quindi il componente service ci permette di dire: chiunque vuole parlare con i pod di backend, siano essi 2, 1, 5, 1000, deve parlare attraverso un servizio che espone questi pod e nasconde al resto del cluster quanti sono i pod che rispondono, ok? E dove sono? E questo risolve il problema. Quindi i pod di front-end non dialogheranno più con i pod di back-end direttamente, ma passando attraverso questo servizio abbiamo la garanzia che anche nel momento in cui il pod di back-end con IP 44 dovesse fallire e Kubernetes lo fa ripartire con un IP diverso, dato che tutti i pod di front-end parlano con i pod di back-end attraverso un servizio che ha il solo scopo di fare routing verso i pod a cui lui è associato, tutto il meccanismo sta in piedi senza dover per forza dover notificare i pod di front-end che qualcosa nella configurazione dell'infrastruttura è cambiato. E questa è una astrazione importantissima che risolve un grossissimo problema che è quello della service discovery. Che ripeto, nel momento in cui abbiamo due componenti che devono dialogare tra di loro in un sistema, anche se non abbiamo Kubernetes, questo problema ce l'abbiamo, ok? Si può risolvere in mille modi diversi, questo è il modo di Kubernetes, e avercelo gratis, tra virgolette, out of the box, una volta che si sposa Kubernetes come tecnologia di orchestrazione, è un vantaggio non da poco. Andiamo a capire un attimino come però possiamo dialogare con Kubernetes, ok? Perché questo è un altro dei punti cardine con cui dobbiamo entrare in confidenza per poter iniziare a maneggiare in maniera produttiva non tanto il cluster, in senso di installazione del cluster, ma avendo un cluster a disposizione, come possiamo fare a mettere in esecuzione le nostre applicazioni. E per poterlo fare dobbiamo andare a capire come è meglio sfruttare il dialogo con Kubernetes. E allora iniziamo ad andare a capire innanzitutto quali sono i tool che dobbiamo iniziare a padroneggiare per poter lavorare con Kubernetes. Diciamo che il tool minimale con cui dobbiamo iniziare a prendere confidenza è la CLI di Kubernetes, che si chiama kubectl. È una CLI che si installa sul terminale, quindi si può utilizzare dal terminale, e con la quale possiamo dialogare col cluster. Come possiamo fare a dialogare col cluster? Ci sono diversi modi di dialogare col cluster e sono riassunti in questa slide. C'è un modo imperativo, che è il primo modo, diciamo il più semplice, quindi entry level, con il quale si può iniziare a prendere confidenza con i comandi di Kubernetes. Andiamo a capire un attimino come funziona. Noi possiamo dire dal nostro terminale a un cluster Kubernetes: ok Kubernetes, tramite kubectl, run nginx, usando questa immagine. Quindi con questo comando kubectl run nginx trattino trattino image nginx stiamo dicendo: Kubernetes, metti in esecuzione un container prendendo l'immagine che si chiama nginx dal Docker Hub, quindi dal registri pubblico di Docker, e metti in esecuzione e chiama il container corrispondente nginx, ok? Perché questo comando è detto imperativo? Perché con questo comando stiamo dicendo a Kubernetes non solo quale immagine deve mettere in esecuzione, che vabbè, quello è ovviamente logico, è logico che dobbiamo dirglielo, ma gli stiamo dicendo anche esattamente che cosa deve fare, cioè run, metti in esecuzione una nuova immagine. Allo stesso modo ci sarà kubectl delete, se vogliamo cancellare qualcosa. Gli stiamo dicendo esattamente quello che deve fare, ok?
Questo è il modo più semplice per iniziare a prendere dimestichezza con la CLI, kubectl, e con i comandi base di Kubernetes, ok? Quindi è molto semplice, è l'entry point iniziale, ma ha, diciamo che è proprio lo step del giorno zero. Dal momento in cui si inizia a prendere confidenza, poi questo metodo di comunicazione con Kubernetes inizia a mostrare il fianco. Perché? Perché tipo quel tipo di comandi lì non sono... non possiamo, li possiamo scriptare, però non sono descrittivi, cioè stiamo dicendo in maniera esplicita a Kubernetes che cosa vogliamo che lui faccia. Quindi il primo passo per migliorare questa situazione è quello di utilizzare sempre un comando imperativo, quindi come in questo caso create, ok? Ma la descrizione di quello che vogliamo che Kubernetes crei lo andiamo a specificare in un file di configurazione, ok? Quindi all'interno di quel file di configurazione andremo a descrivere che cosa vogliamo che Kubernetes crei e poi diciamo Kubernetes crea tutte le risorse, tutti i componenti, tutti gli oggetti che ti abbiamo definito in questo file, ok? Questo approccio ha il vantaggio che comunque quel file lo possiamo versionare, possiamo farci delle pull request, possiamo farci qualsiasi genere di operazione, così come se fosse del codice sorgente della nostra applicazione, ok? Facciamo l'ultimo step, però. L'ultimo step è quello che ci porta al modo corretto di utilizzare e di interagire con Kubernetes, che è il modo dichiarativo, ok? Quindi il modo corretto di utilizzare Kubernetes e di utilizzare la CLI di Kubernetes non è quello di dire a Kubernetes fai questo, cancella questo, metti in esecuzione quest'altro e così via, aggiorna quell'altro e così via. Ma quello che si fa è, nel gergo di Kubernetes, andare a definire quello che si chiama desired state, cioè all'interno di uno o più file, che poi andiamo a vedere, andiamo a descrivere esattamente qual è lo stato desiderato che noi vogliamo che il cluster di Kubernetes, a cui vogliamo che il cluster di Kubernetes tenda per mettere in esecuzione la nostra applicazione. Cosa significa? Significa che, per esempio, noi non gli dobbiamo dire crea questa cosa, cancella quest'altra cosa, ma noi gli diciamo vogliamo un pod di questo con questi container al suo interno e ne vogliamo tre repliche. Poi vogliamo un servizio che faccia da proxy, passatemi il termine, a questi pod. Poi vogliamo questo pod, poi vogliamo questo storage, poi vogliamo... Non gli stiamo dicendo che li deve creare, noi gli diciamo che il nostro stato desiderato sarà composto da tutte queste componenti. Poi quello che diciamo, e queste componenti sono descritte in uno o più file YAML. Quello che andiamo a fare con Kubernetes a questo punto non è dirgli esattamente cosa deve fare, ma gli diciamo: io non so in che stato tu sia Kubernetes, cioè come, che cosa ci sia in esecuzione adesso sul tuo cluster, ma io voglio andare in questo desired state, cioè voglio che lo stato in cui il cluster sia al termine di questa operazione sia quello descritto in questi file. E questo lo facciamo col comando apply. Con il comando apply, come potete vedere, non stiamo andando a definire quali sono le operazioni che Kubernetes deve fare, perché stiamo lasciando a lui l'onere di capire quali sono i change che deve applicare al cluster per portarsi nello stato desiderato. Ok? Questo è quello che si chiama declarative object configuration e si basa sul concetto di desired state. A questo punto Kubernetes sa esattamente qual è lo stato desiderato in cui noi vogliamo che lui stia, e avendo questa informazione lui può continuare a monitorare lo stato del cluster, e qualora lo stato del cluster diverga per qualsiasi motivo rispetto al desired state, lui può ricalcolare quali sono i cambiamenti che deve mettere in atto per riportare il cluster nello stato desiderato. Tutto questo per dire, se un pod fallisce e noi gli abbiamo detto che ne vogliamo tre istanze, lui si accorge che ce ne sono solo due e quindi il sistema
diverge dal desired state, perché ne volevamo tre ma ne abbiamo due, per poter riportare, quindi convergere sul desired state, Kubernetes capisce che deve rimettere in esecuzione un pod di quel tipo per tornare ad averne tre repliche in esecuzione. Ok, questo è il modo corretto di lavorare con Kubernetes. Ovviamente questa cosa è più complessa perché non siamo più noi a dire, a istruire Kubernetes su che cosa deve fare, ma è Kubernetes a determinarlo. Diventa più difficile fare debugging del perché le cose non stanno andando come ci aspettiamo, ma è il modo corretto di lavorare con Kubernetes, oltre al fatto che tutti questi file sono scriptabili, possono entrare in una pipeline di CI e di continuous deployment, e il deploy diventa a questo punto molto semplice perché l'unico comando che dobbiamo mettere in esecuzione è kubectl apply il nome del file o dei file o del folder che contiene tutti i file di configurazione. Andiamo a vedere giusto un attimo, per switchare oltre alle slide, quando parlo di file di configurazione di che cosa intendo. Questo qui è un tipico file di configurazione di Kubernetes in cui si vanno a specificare diversi oggetti che compongono il desired state in cui vogliamo che il cluster vada. Molto bene, quindi vabbè, abbiamo un API version che ci dice quali sono gli oggetti che possiamo maneggiare. E per esempio stiamo andando con questo file di tipo dichiarativo a dire che noi vogliamo definire, dichiarare un oggetto di tipo deployment, molto bene, che sarà fatto da una sola replica, quindi un solo pod, e questo pod conterrà questa immagine, quindi un'immagine di Redis, molto bene. Oppure andiamo a dire che vogliamo deployare un service, quindi vogliamo fare in maniera tale che questo pod che abbiamo messo in esecuzione, che contiene l'immagine di Redis, venga esposto al resto del cluster attraverso un servizio che apre la porta 6379, quindi chiunque all'interno del cluster potrà comunicare col pod di Redis attraverso questo servizio, attraverso la porta 6379. Poi per esempio andiamo a creare un altro oggetto deployment che conterrà un'immagine che si chiama Microsoft Azure Vault Front, benissimo, e questa immagine verrà esposta attraverso un altro servizio. Ok, questo è un file di configurazione di Kubernetes. In modo dichiarativo stiamo andando a dire come vogliamo che il cluster si configuri per portarsi in un desired state. Ok? E una volta che abbiamo questo file, che cosa possiamo fare? Possiamo fare tranquillamente kubectl apply -f e dargli il nome del file, che io non ricordo, Azure Vault YAML. Ok? Quello che lui fa, adesso io questo file l'avevo già messo in esecuzione prima, poi andremo a vedere l'output di questo file. Però quello che lui ha fatto, si è accorto che rispetto alla versione precedente non è cambiato niente all'interno dello stesso file, e quindi mi dice il deployment che si chiama Azure Vault Back è unchanged, il service che si chiama Azure Vault Back è unchanged, e così via il resto. Ma quello che lui ha fatto è, Kubernetes ha fatto, ha ricevuto il mio file, ha visto, nel qual caso non fosse stato ancora messo in esecuzione, avrebbe calcolato le diff tra il mio file e lo stato del cluster in quel momento, avrebbe calcolato le diff, avrebbe capito quali erano i change da dover mettere in esecuzione, li avrebbe applicati per portare lo stato del cluster dallo stato attuale a quello che desiderato descritto all'interno di questo file. Molto bene. Ritorniamo un attimo alle slide, giusto per andare a capire un attimo un pochino di più cosa si intende, perché è vantaggioso avere Kubernetes. Quindi in questo scenario abbiamo introdotto Kubernetes per risolvere un problema, per risolvere il fatto che nel momento in cui abbiamo tante componenti da dover gestire, perché abbiamo sposato un'architettura orientata ai microservizi, Kubernetes introduce, abbiamo visto l'astrazione dei servizi, ma come quella ce ne sono diverse, quella di deploy che ci permette di mettere in replica più pod dello stesso tipo in modo del tutto trasparente, introduce delle astrazioni molto utili negli scenari appunto dei sistemi distribuiti in cui le architetture e i microservizi si collocano molto spesso.
Ovviamente però abbiamo risolto un problema e ne abbiamo creato un altro. Qual è? Il problema è che se Kubernetes ci aiuta a gestire le componenti della nostra applicazione, chi ci aiuta a gestire Kubernetes? E questo è l'altro grosso problema, nel senso che Kubernetes, risolvendo una serie di problematiche semplici o complesse che possano essere nell'ambito dei sistemi distribuiti, è un grosso pezzo di software, cioè non è una cosa che uno dice installo, next, 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 benissimo, siamo a posto, abbiamo Kubernetes. Kubernetes, per poter gestire tutte queste astrazioni, ha la necessità di dover funzionare, di essere gestito e mantenuto come se fosse un'applicazione a se stessa, ok? E la gestione, l'installazione, la gestione, il management di Kubernetes potrebbe essere non semplice, o comunque non è una cosa che si può fare senza le competenze necessarie, perché bisogna avere grosse competenze di networking, di security e così via. Quindi, cavoli, ci siamo risolti un problema, che è quello delle architetture microservizi, di come poter gestire le componenti messe in esecuzione, ma non abbiamo risolto il problema, perché se adesso vi sto dicendo che Kubernetes, installarlo, gestirlo, mantenerlo e così via è complesso, siamo punto a capo. Ed è in questo scenario che subentra la possibilità di utilizzare Kubernetes non on-prem, quindi non sul nostro data center in cui lo dobbiamo installare, gestire e mantenere in modo manuale noi, manuale tra virgolette, potrebbe essere anche scriptato, tutto quello che volete, però dobbiamo, l'onere è in carico a nostro, ma è quello di utilizzare Kubernetes su una piattaforma cloud, ok? E nello scenario specifico su Azure. Su Azure c'è un servizio che si chiama AKS, Azure Kubernetes Services, che risolve proprio questo genere di problemi, cioè il fatto di avere un cluster Kubernetes pronto all'uso, ma gestito dalla piattaforma, ok? Un po' di tempo fa, credo un paio d'anni fa, il primo approccio di Azure con il mondo Kubernetes o con il mondo dei container e degli orchestratori era stato un pochino più semplice, tramite un altro servizio che si chiamava ACS, Azure Container Services, si erano fermati un pochino prima, cioè avevano messo a disposizione un servizio che faceva il wire up di un cluster all'interno di Azure, quindi diciamo che c'erano tutti i template ARM per poter deployare un cluster Kubernetes su Azure, ma poi la manutenzione e la gestione del cluster era comunque tutto demandato all'utilizzatore della sottoscrizione di Azure. Con questo servizio AKS invece si è fatto il passo finale, che è quello di dire ok, ti do a disposizione un cluster, ma il cluster è gestito dalla piattaforma, e questo risolve un sacco di problemi, cioè tutta la parte di networking, al netto di configurare, adesso andremo a vedere quali sono le opzioni di configurazione che abbiamo a disposizione, di configurare come vogliamo che funzioni il networking, poi però è gestito dalla piattaforma. L'aggiornamento del cluster, perché come ci siamo detti Kubernetes è di per sé software, ok? E quindi adesso siamo alla versione 1.18 mi pare di Kubernetes, ma se abbiamo in esecuzione la 1.15 dobbiamo aggiornare la 1.16, quella roba, se ce l'abbiamo in gestione noi il cluster, dobbiamo farla noi. Se invece è gestito dalla piattaforma, quello che possiamo fare è demandare alla piattaforma la possibilità di aggiornare il, non solo il cluster inteso come virtual machine, ma anche la versione di Kubernetes che sta girando sul cluster. Quindi diciamo che l'approccio più low impact nell'utilizzo di Kubernetes è quello di utilizzare un managed service che ci mette a disposizione un cluster Kubernetes come quello che stiamo vedendo di Azure. Allora, andiamo a vedere un attimino da cosa è composto un cluster Kubernetes, indipendentemente che sia su Azure o che sia on-prem. Questa slide mostra come funziona un cluster Kubernetes, cioè quali sono le componenti che caratterizzano un cluster Kubernetes. Un cluster Kubernetes è caratterizzato da due main component a livello infrastrutturale, quello che si chiama control plane e quelli che si chiamano worker node, ok? Il control plane è composto da quattro sottocomponenti: l'API server, che è diciamo una serie di REST API che sono quelle con cui dialoghiamo quando utilizziamo la CLI di Kubernetes, quindi quando prima ho eseguito da terminale kubectl apply, quello che succedeva è che la mia CLI installata sulla mia
macchina stava parlando con l'API server di un cluster Kubernetes. Poi c'è un altro componente che è etcd, che è un key value store nato per essere distribuito, cioè proprio nato per gestire la distribuzione su più server, che è l'unico componente del control plane che ha stato, ok? Quindi nel momento in cui decidiamo di avere un cluster installato e gestito completamente da noi, dobbiamo anche tenere in considerazione che questo componente etcd va backuppato, perché è lì dentro che ci sono tutte le configurazioni e tutti i desired state che chiunque sta utilizzando il nostro cluster ha mandato al cluster stesso. E poi ci sono altri componenti. Nel caso di Azure, il vantaggio qual è? È che la parte, il cervello del cluster, il control plane, è completamente gestito dalla piattaforma. Quindi la parte di security dell'API server è gestita da Azure. La parte di clustering e di backup di etcd è gestito da Azure. Il fatto che il control plane non sta su una sola virtual machine ma su più nodi, in modo tale da non avere un single point of failure, è gestito da Azure, ok? Nel momento in cui creiamo un cluster su Azure, tutta la parte azzurra descritta in questa slide è gestita in automatico dalla piattaforma, ok? Quello su cui dobbiamo andare ad agire noi è la parte rossa, ok? Nella quale andiamo a, quando adesso vediamo come farlo dal portale, creare un cluster Kubernetes, dobbiamo andare a dire quanti di questi nodi, worker node, vogliamo all'interno del nostro cluster. 1, 2, 3, 4, 5, quelli che vogliamo, ok? Nel momento in cui creiamo questi nodi, la piattaforma Azure si occupa di configurare i componenti di Kubernetes tipici dei worker node, che sono quelli che vedete nel rosso un po' più scuro all'interno della slide, quindi il kube proxy, il container runtime e così via. Quindi ogni volta che aggiungiamo, scaliamo il nostro cluster aggiungendo una nuova virtual machine, quello che succede è che è Azure stesso a configurare quella virtual machine in maniera tale che abbia tutti i componenti necessari per essere classificata worker node all'interno di un cluster. Una cosa molto interessante che si vede in questa slide e che mi piace sempre sottolineare è il fatto di quel componente che si chiama container runtime. Perché? Perché quando si parla di container, nel 99% dei casi la gente, i dev, le persone fanno mapping uno a uno container Docker. Ok? Perché è soprattutto con l'avvento di Docker che il mondo della containerizzazione ha preso piede, diciamo, nell'uso comune quotidiano. Ma Docker non è l'unica implementazione, l'unico engine che ci permette di mettere in esecuzione applicazioni containerizzate. Kubernetes ci dà anche questo vantaggio, perché introduce un'astrazione, che è appunto quel componente container runtime, che ci permette di mettere in esecuzione non necessariamente container Docker, ma nel momento in cui creiamo un cluster Kubernetes noi possiamo andare a specificare qual è il container runtime che vogliamo utilizzare. Nel 99% dei casi sarà quello di Docker, ma non siamo vincolati uno a uno con Docker per forza. Quindi, come ci siamo detti, il control plane è la parte centrale del nostro cluster ed è gestito completamente da Azure, e la parte di node sulla quale gireranno, di worker node sulla quale gireranno le nostre applicazioni, i nostri pod, i pod che conterranno i nostri container, comunque i nodi sono gestiti e configurati comunque sempre dalla piattaforma. Ok? E questo è un grossissimo, grossissimo vantaggio per chi ha avuto la necessità o l'interesse di provare a installare un cluster anche solo di test Kubernetes, ha visto che la cosa non è così semplice, perché anche solo la parte di networking, senza parlare di quella di security, è una cosa su cui bisogna sapere quello che si fa. Quindi avere la possibilità di avere out of the box un cluster pronto all'uso in cui tutte queste parti sono gestite dalla piattaforma è un notevole vantaggio. L'altro, uno dei vantaggi anche è quello di, è vero che il control plane è gestito da Azure, ma
è gestito, ma aggiungerei che è gestito da Azure senza costi addizionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che se anche il control plane, abbiamo detto, non è solo su una macchina, perché sennò avremmo un single point of failure, ma è su più macchine, quelle macchine non sono billate sulla subscription di Azure. L'unica cosa che si paga del cluster Kubernetes sono i worker node che andiamo ad utilizzare, quindi quelli che effettivamente, quelli su cui effettivamente mettiamo in esecuzione delle nostre applicazioni. Quindi se abbiamo una virtual machine pagheremo, se avremo un solo nodo pagheremo un solo nodo, se avremo 5 nodi ne pagheremo 5, se ne avremo 3 di un tipo e 2 di un tipo pagheremo in base al consumo che facciamo di quelle risorse, ma non per quelle relative al control plane. Ok? E dei worker node abbiamo già parlato. Andiamo a vedere un attimino, allora, giusto per vedere un attimo come funziona su Azure la possibilità di creare un cluster Kubernetes. Allora, come tutte le risorse su Azure, le risorse devono essere all'interno di un resource group che io ho già creato. Andiamo a vedere, a provare a creare un cluster Kubernetes. Dopo non lo metteremo in esecuzione, io ne ho già creato uno perché comunque ci impiega un paio di minuti e quindi non volevo star qui ad aspettare che lo creasse. Però diciamo che selezionando Kubernetes Services noi possiamo andare a creare un cluster, gli andiamo a specificare in quale region vogliamo che quel cluster, che le virtual machine di quel cluster siano messe in esecuzione, quindi dove sta fisicamente quel cluster, nel nostro caso West Europe potrebbe andare bene, gli specifichiamo qual è la versione di Kubernetes che vogliamo che venga installata sul cluster. Di default al momento quella selezionata è la 1.15.11, ma come vedete ce ne sono altre che possiamo selezionare. Il vantaggio di un cluster gestito, come in questo caso su Azure con AKS, è quello che noi possiamo scegliere anche la 1.16.9, iniziare a deployare le nostre applicazioni e, come vedremo dopo, poter aggiornare in corso d'opera la versione del cluster Kubernetes. Ok? Poi dobbiamo andare, abbiamo detto che quindi per la parte di master se ne occupa completamente la piattaforma, quindi non ci dobbiamo preoccupare della parte del control plane. Dobbiamo andare a definire quanti nodi vogliamo come worker node. Il suggerimento è che per workload di produzione ci siano almeno 3 nodi, ok? Soprattutto per il fatto che avere un singolo worker node sarebbe un single point of failure, quindi almeno 2 per ridondare la cosa e per fare in maniera tale che se un nodo, non un pod, ma proprio un nodo completo dovesse fallire, Kubernetes abbia una strategia per poter switchare tutti i pod in esecuzione sul nodo che è fallito sull'altro. 3 è un buon numero per uno scenario di produzione. Ovviamente, oltre al numero di nodi, dobbiamo andare anche a specificare qual è il size delle virtual machine che vogliamo che compongano questi nodi. Ok? Attenzione che 2 cose importanti. Uno, il size della virtual machine non può essere cambiato successivamente, quindi scegliere il size con molta accuratezza, e poi vediamo che comunque c'è un escamotage per risolvere questo problema, ma soprattutto tenere in considerazione che questi qui è una macchina, una VM standard di S2 V2 di Azure. Tenete in considerazione che qualsiasi size voi scegliate per i worker node, se per esempio una macchina virtuale ha 4 giga di RAM e 3 CPU, dovete sempre tenere sotto considerazione, in considerazione il fatto che non avrete mai il 100% delle risorse di quel taglio, di quella VM a disposizione, perché parte delle risorse della VM sono dedicate a mettere in esecuzione i componenti di Kubernetes, ok? Quindi se per poter erogare la vostra applicazione avete fatto una stima e ci vuole almeno una VM con 8 giga di RAM e 4 core o 5 giga di RAM, 6 giga di RAM, non lo so, tenete in considerazione sempre che dovete prendere un taglio leggermente superiore oppure avere più nodi.
in modo tale che è vero che la vostra applicazione avrebbe necessità di avere 5 giga di RAM, 6 giga di RAM, 3 giga di RAM, ma se la potete partizionare in tanti piccoli servizi, la potete distribuire su più nodi. L'importante è che sia chiaro che non abbiamo a disposizione il 100% delle risorse di quella macchina, proprio perché ci girano alcuni servizi che servono a Kubernetes per funzionare. Nel momento che andiamo, una cosa che è stata introdotta non da tantissimo tempo è il concetto di pool, node pool. Cosa significa? Prima ho detto attenzione a scegliere bene la dimensione del taglio della VM con cui andiamo a definire i worker node, perché nel momento in cui scaliamo quel node pool non possiamo dire ok, però aggiungimi una VM di un taglio differente. Ogni volta che aggiungiamo una VM a un pool di VM saranno tutte dello stesso taglio. Quello che possiamo fare è andare ad aggiungere un pool, un nuovo node pool con un taglio di macchine differenti. Perché c'è questa opzione? Perché per esempio se siamo in uno scenario in cui abbiamo la necessità che alcuni dei nostri pod girano, fanno delle grossissime elaborazioni in cui c'è bisogno di tanta GPU, allora dobbiamo scegliere delle virtual machine che abbiano quel genere di risorsa a disposizione, ma non avrebbe senso avere un cluster fatto tutto di macchine per fare elaborazioni, ok? Quindi l'idea è possiamo creare un cluster fatto da pool di macchine differenti, all'interno dello stesso pool il taglio della macchina è lo stesso, ma in pool differenti posso avere macchine differenti. C'è il concetto di security e così via, sono concetti un po' avanzati anche questo per poterlo utilizzare, comunque bisogna avere un attimo di cognizione di causa per poter capire bene come configurare la parte di security, però diciamo che dopo la configurazione è effettivamente applicata dalla piattaforma, quindi noi dobbiamo solo capire se vogliamo integrarci in un modo o in un altro all'interno della security di Kubernetes, ma poi per il resto è tutto demandato alla piattaforma. La parte di networking è interessante perché abbiamo la possibilità di utilizzare un networking basic, che vuol dire che viene creata una VNet nuova in cui vengono inserite le virtual machine del cluster. Ma nel caso in cui siamo in uno scenario ibrido per cui il nostro cluster Kubernetes deve poter dialogare con delle virtual machine che sono on-premise oppure sia in un verso che nell'altro, allora abbiamo la possibilità di andare a configurare un networking un pochino più avanzato andando a creare una VNet particolare in cui gireranno i nostri pod e poi possiamo fare peer di questa VNet rispetto alla rete nostra interna, alla nostra LAN, in maniera tale che i pod possano vedere servizi che girano sulla nostra rete locale, sia la nostra rete locale possa accedere direttamente ai pod senza dover passare dall'esterno del cluster. Quindi abbiamo anche questi due opzioni a livello di networking. Possiamo integrarci nativamente con il registry, quindi il container registry nativo di Azure, che è un servizio che si chiama Azure Container Registry, che è come il Docker Hub ma semplicemente ostato su Azure e quindi è privato, possiamo ostare le nostre immagini private delle nostre applicazioni, e possiamo andare ad abilitare per esempio anche un componente che è Azure Monitor, che è quello che ci permette di monitorare out of the box il cluster, ok? Anche questo è una cosa molto interessante, anche questa sono componenti che vengono installate all'interno del cluster Kubernetes e che consumano risorse, quindi attenzione che nel momento in cui si va ad abilitare quello che si chiama container monitoring e quindi l'integrazione con Log Analytics, che è un altro servizio di Azure per la parte di monitor e di logging, ovviamente queste cose consumano risorse, quindi attenzione bene quando si decide il taglio delle VM su cui si vogliono deployare le nostre applicazioni. Come in tutte le risorse di Azure possiamo aggiungere dei tag, se arriviamo alla fine di questo wizard e possiamo andare a creare il nostro cluster. Adesso a noi non interessa perché io l'avevo già fatto ed è questo. Questo è un cluster Kubernetes a tutti gli effetti, è un cluster in cui io ho scelto, al momento è un solo nodo, ma poco mi interessa, che sta in un pool che si chiama agent pool, che si chiama primary pool di solito, ok, in cui il taglio delle macchine utilizzato è questo, quello di default. Potrei tranquillamente aggiungere un node pool che chiamerò demo pool, in cui posso
in cui posso andare a dirgli se il sistema operativo è di tipo Linux o di tipo Windows. Per abilitare Windows bisogna abilitare una Windows Authentication particolare all'interno del cluster che io non ho abilitato quando l'ho creato, qual è la versione del cluster che voglio e, come vi dicevo prima, dato che è un pool nuovo, posso andare a definire un taglio nuovo per le VM che saranno contenute all'interno di questo pool. Adesso a me non interessa. Ritorniamo a noi per il rush finale, giusto per capire anche perché ha molto senso sfruttare un componente, una piattaforma come Kubernetes, come Azure, in questo caso per un cluster Kubernetes. Perché nel momento noi partiamo il giorno zero e abbiamo 10 componenti che dobbiamo mettere in esecuzione. Visto che le best practice ci dicono che sarebbe meglio avere 3 nodi, 3 worker node, noi ci creiamo 3 worker node e iniziamo a mettere in esecuzione queste 10 componenti. Poi l'applicazione cresce. L'applicazione cresce e può crescere in due modi diversi, cioè ho dei picchi, cresce in modo organico, quindi da 10 diventano 12, poi 15, poi 18, poi 20 e mano a mano cresce, ma posso avere anche dei picchi, ok? Cioè, per esempio, sto facendo un'applicazione di e-commerce ed è il Black Friday, di solito mi bastano 5 pod di front-end per gestire tutto il traffico o 3 pod di back-end per gestire tutto il traffico, al Black Friday devo avere un per 10 perché tutte le richieste si moltiplicano per 10. Ok, se non avessi un sistema come Kubernetes dovrei gestire, dovrei avere un modo comunque per poter gestire o in modo manuale o in modo automatico lo scale out delle mie applicazioni, che vuol dire aumentare il numero di pod, ok? Quindi se di solito gestisco le richieste con 3 pod, a un certo punto devo metterne 6, ma a un certo punto, continuando ad aggiungere pod sui nostri 3 nodi, dovrò aggiungere nodi, perché non avrò più abbastanza risorse all'interno delle mie virtual machine per poter mettere in esecuzione altri pod, ok? Ovviamente avendo una piattaforma che gestisce queste cose per noi è molto 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 comodo. Perché? Perché prima cosa, noi possiamo andare a gestire questi scale out sia a livello di pod sia a livello di nodo in modo manuale. Quindi per esempio con il comando AZ è la CLI di Azure per poter interfacciarsi con qualsiasi risorsa di Azure. AKS è il servizio di Kubernetes e gli stiamo dicendo fai scale out, fai scala il cluster che si chiama MyAKS Cluster, che sta nel resource group, My Resource Group, e voglio che il node count diventi 3. Quindi se erano 5 nodi, tira via 2 virtual machine dai worker node, se erano solo una virtual machine, gliene aggiunge 2. Ok? Ma questo è l'unico comando che noi dobbiamo mettere in esecuzione, erogare verso il cluster, perché tutto il resto, cioè prendere la virtual machine, prendere una virtual machine con il sistema operativo corretto, installargli le componenti di Kubernetes necessarie perché possa essere un worker node, fargli fare join al cluster, viene fatto tutto direttamente dalla piattaforma. Ok? Questo è il grossissimo vantaggio di avere, è uno dei grossissimi vantaggi di avere Kubernetes managed. Ma possiamo spingerci un po' oltre. Con Azure abbiamo la possibilità di abilitare 2 funzionalità che ci permettono di gestire in modo completamente automatico lo scale out sia dei pod che dei nodi, ok? E quindi possiamo andare ad abilitare un servizio che si chiama Horizontal Pod Autoscaler, che in base a delle metriche che possiamo andare a definire, che adesso vediamo all'interno del nostro desired state, noi gli diciamo: attenzione, il mio pod deve poter consumare questo tot di CPU e questo tot di memoria. Se questo servizio è abilitato e si accorge che il nostro pod sta sforando questi limiti, dato che glieli abbiamo imposti, l'unico modo che ha lui per evitare che questo pod superi questi limiti è metterne un altro in parallelo e mandare un po' di esecuzioni su un pod e un po' sull'altro, in maniera tale da partizionare le richieste e fare in maniera tale che se
un solo pod sforava i limiti, magari due pod non li sforano. Se li sforano ne aggiungi un terzo e così via fino a quando si rientra nei limiti. Questa gestione automatica ci permette di scalare in modo orizzontale i pod. La stessa cosa la possiamo declinare a livello di cluster, cioè se abbiamo scalato i pod a tal punto di avere allocate tutte le risorse di tutti i nodi che abbiamo a disposizione, quello che può succedere è avere la necessità di avere più nodi e quindi di fare scale out dei nodi del cluster. E con il cluster autoscaler possiamo fare questo, cioè quando Azure, i controller del cluster si accorgono che tutti i nodi stanno arrivando al limite delle loro risorse, ovviamente non è che fa sedere tutto il cluster, ma se il servizio di cluster autoscaler è abilitato, vengono aggiunte in automatico delle virtual machine e Kubernetes distribuisce in modo uniforme i pod su tutti i nodi in maniera tale da abbassare la pressione sui nodi. Ovviamente questa cosa, sono le ultimissime slide, anche perché avevo detto che finivo a un quarto alle sette e invece sto andando lungo. Un'altra grossa possibilità che abbiamo con Azure è il fatto di poterci integrare con dei servizi nativi di Azure per gestire questo genere di scale out in maniera molto più dinamica. Ovviamente aggiungere un nodo, configurarlo, ha un costo in termini di tempo. Se abbiamo la necessità di scalare velocemente perché dobbiamo mettere in esecuzione due nuovi pod, le opzioni, ma non abbiamo più risorse sui nodi, le opzioni che abbiamo a disposizione su Azure sono due: quello di abilitare il cluster autoscale, quindi aggiungere un nodo, ma questo comporta di poter aspettare un certo tempo, ok? Se invece abbiamo la necessità di scalare molto velocemente, Azure ci dà la possibilità di avere quello che si chiama virtual node, cioè non è un nodo fisico come una virtual machine che deve essere creata, configurata e aggiunta al nodo, ma i pod che ci permettono di scalare vengono messi in esecuzione su un servizio ad hoc di Azure che si chiama Azure Container Instances, che serve solo per mettere in esecuzione container Docker, e quindi i pod vengono messi in esecuzione su questo servizio, che è molto veloce essere messo in esecuzione. Nel momento in cui non ha più bisogno, il servizio viene spento e si ritorna ai nodi tradizionali, senza dover avere la necessità di aspettare un nodo vero e proprio che venga configurato e aggiunto al cluster. Ultimissima cosa, un paio di mesi fa, 5-6 mesi fa, è stato rilasciato un progetto open source su cui ha lavorato Microsoft e Red Hat, che si chiama Keda, che permette di gestire l'autoscale in modalità event driven. Perché? Perché Kubernetes ci dà la possibilità di gestire la scalabilità dei pod e dei nodi basandosi su alcune metriche statiche, cioè l'utilizzo di CPU, l'utilizzo della memoria e così via. Ma se noi vogliamo scalare i nostri pod, per esempio, in base al numero di messaggi che ci sono in una coda, cioè in questa coda di Rabbit, se ci sono meno di 100 messaggi, gestiscili con due pod. Se vanno sopra 100, vuol dire che chi pubblica è più veloce di chi scoda. Allora voglio scalare in orizzontale i pod che si occupano di scodare i messaggi. Lo possiamo fare con Keda. Quindi Keda non è altro che un altro pod che sta in ascolto su determinati eventi e a seconda di quegli eventi reagisce facendo scale out dei pod necessari. Ultimissima cosa è il monitoraggio. Se abbiamo abilitato la funzionalità di monitoraggio all'interno del cluster, quando l'abbiamo installato, quello che succede è che abbiamo a disposizione una dashboard che ci dà la possibilità di vedere come sta funzionando il nostro cluster. Come sta funzionando il nostro cluster a livello di cluster, quindi proprio a livello di macrovisione, quindi tutto il cluster, a livello di nodi. Nel nostro caso il nostro cluster è fatto da un nodo solo. Io prima avevo fatto un po' di prove aggiungendo un cluster e togliendolo e così via, quindi quello sotto con il punto di domanda è il nodo che ho sganciato prima. Al momento il mio cluster è fatto da un solo nodo e il sistema di monitoraggio mi dice che sta funzionando bene. Possiamo andare a vedere i componenti del cluster, diciamo la parte admin del cluster, quindi tutti i pod gestiti da Kubernetes, se stanno funzionando o meno, quelli che hanno il pulsantino grigio
e sono quelli che erano sul nodo che io poi ho sganciato, i container che ci sono in esecuzione sul mio cluster e anche gli oggetti deployment che ci sono in esecuzione sul cluster. Ovviamente poi si può fare drill down e andare a vedere l'utilizzo delle CPU, vedere per esempio in questo scenario qui stiamo dicendo che di questo oggetto deploy gli abbiamo chiesto un pod e ce n'è in esecuzione uno, quindi il desired state è corretto e così via. Quindi anche sotto il punto di vista del monitoraggio, partendo out of the box, abbiamo la possibilità di avere un monitoraggio abbastanza approfondito di tutta la situazione del cluster. Ovviamente, se dobbiamo avere un monitoraggio un po' più spinto, possiamo integrarci sempre con Azure Monitor, quindi andando ad aggiungere delle metriche nostre, oppure possiamo andare a utilizzare strumenti completamente diversi come Prometheus, che è un po' anche quello lo standard per quanto riguarda Kubernetes e il suo monitoraggio. Quindi andiamo a finire, abbiamo risolto i nostri problemi esistenziali da cui siamo partiti. Se dovete portarvi via qualcosa da questa sessione è questa slide. Nel momento in cui scegliete di sviluppare un'applicazione con un'architettura orientata ai microservizi, molto bene, valutate bene che di essere nello scenario giusto in cui gestire questo genere di architetture, attenzione che nel momento in cui la scegliete, arrivare ad avere 10, 20, 30, 50, 100 componenti non è così difficile, non bisogna essere per forza Netflix o Amazon per avere tantissime componenti in esecuzione, ve lo dico per esperienza, gestirle manualmente già quando arrivate alla decina diventa impossibile, cioè vuol dire che perdete più tempo a gestire l'applicazione che a svilupparla e quindi dovete trovare una soluzione. Kubernetes è una di quelle soluzioni, è una possibile soluzione. Intanto vi ringrazio, spero di non avervi annoiato troppo con la presentazione. Non so se Marco ci sono delle grazie domande. Alessandro, sì, c'è una domanda, è arrivata tipo 10 minuti fa, ma non ti ho interrotto visto che eri comunque in dirittura di arrivo. Matteo Ghezza chiede a che cosa può servire una VM, una virtual machine Windows in ambiente Kubernetes, prima quando c'era l'opzione di abilitare anche Windows. Perché adesso Kubernetes, la versione, una delle ultimissime versioni, supporta il cluster misto. Cosa significa? Significa che si possono avere, indipendentemente da Azure, qualsiasi cluster Kubernetes dalla versione 1.18, mi pare, supportano il cluster misto, quindi puoi avere VM Linux e VM Windows all'interno dello stesso cluster. Perché potrebbe aver senso avere una VM Windows? Allora, se uno parte con uno sviluppo di un'applicazione nuova adesso, avere container Docker che girano su Windows per me ha poco senso, però per tutte quelle app che per esempio sono state sviluppate anni fa, per esempio col .NET Framework, con il full framework che quindi non girava su Linux nativamente, l'unico modo per metterle in esecuzione all'interno di un container è quello di utilizzare container Windows, e quindi per poterlo fare devono girare su una macchina virtuale Windows. Questo è il motivo per il quale c'è la possibilità di avere un cluster ibrido. Ok, grazie Alessandro. Un'altra domanda, Dario chiede: è giusto dire che è un overkill usare Kubernetes se si ha un sistema con meno di 1 migliaio di utenti e o con poche connessioni parallele? Secondo me non è la metrica giusta, non è il numero di utenti e le connessioni, ma è proprio il numero di componenti che dobbiamo gestire. Cioè io potrei avere un'applicazione, cioè se io avessi un'applicazione monolitica che ha milioni di utenti contemporanei, non so se userei Kubernetes per metterla in esecuzione, a differenza se avessi un'applicazione fatta da 100 componenti che ha 1000 utenti contemporanei, cavolo, io userei Kubernetes o valuterei l'adozione di Kubernetes come orchestratore proprio perché per il fatto non degli utenti, ma per il fatto del numero di componenti che devo gestire. Quindi secondo te ai server dell'INPS potrebbe servire questa soluzione? Io credo che quelli dei server dell'INPS abbiano altri problemi, non ne aggiungerei un altro. Ok, vediamo se arriva qualche altra domanda.
da parte mia è stato molto interessante. Diciamo che è un argomento che dovrei approfondire meglio in generale, anche tutto l'aspetto dei microservizi, dei container, perché si capiscono i vantaggi, per dire, parlarti un po', diciamo, da uno che non utilizza il sistema, si capiscono i vantaggi, ma si fa fatica a comprendere la visione d'insieme, soprattutto per come bisogna strutturare poi un'applicazione che va deployata con questa modalità. Cioè, se hai qualche suggerimento, no? Magari per approcciarsi. Allora, diciamo che, come credo in tutte le cose del nostro settore, si possono studiare, ma finché non ti ci trovi a scontrarti su un caso reale, diventa, diciamo, pura teoria, che male non fa, nel senso che comunque anche leggersi un libro su Kubernetes, anche se non si utilizza Kubernetes, si imparano un sacco di cose sui sistemi distribuiti e sulle problematiche che ci sono quando si ha a che fare con i sistemi distribuiti, che comunque sono tantissima roba anche in genere, anche se non si utilizza Kubernetes. L'approccio che ho avuto io a Kubernetes è proprio stato quello di dire: avevamo un'applicazione monolitica e funzionava, poi abbiamo iniziato ad avere problemi, l'abbiamo smontata la smontiamo piano piano in microservizi, ok, i microservizi iniziano ad essere tanti, cosa facciamo, come risolviamo il problema? E quindi diciamo che ci siamo arrivati per approssimazioni successive, non abbiamo deciso di utilizzare Kubernetes upfront, ma ci siamo arrivati perché a un certo punto avevamo l'esigenza di gestire manualmente tutte quelle componenti, diventava complesso, come facciamo? E la risposta dopo un po' di studio è stata Kubernetes. È un percorso, diciamo, non è una cosa che uno può dire oggi non ho mai usato i container, domani uso Kubernetes. Però diciamo che solo lo studio e la lettura di alcuni libri relativi a Kubernetes mettono in evidenza la complessità di tutto quello che ci sta dietro, quindi il vantaggio anche nel momento in cui non si utilizza Kubernetes è comunque evidente. Ok, grazie Alessandro. Ci sono altre due domande. Una è: cosa sono i jobs di Fiameni? Ok, i jobs, perché all'interno di Kubernetes noi abbiamo visto alcuni componenti che sono i pod, i servizi e così via, ma ce ne sono tanti altri, ci sono tanti altri componenti che servono per gestire lo storage e così via. I job sono uno di questi componenti che permettono di mettere in esecuzione, per esempio, dei task che devono iniziare ma che hanno una fine, cosa che invece, per esempio, con i pod, l'idea del pod è quella di un long running process, ok? Invece nel concetto, e quindi un pod se cresce, tendenzialmente Kubernetes lo fa ripartire. Invece diciamo che l'accezione generale del job è quella di dire: ok, parto, faccio quello che devo fare, poi mi spengo, ma essendo un job, Kubernetes sa che non deve far ripartire. Ok, un'altra domanda di Dario: in un ambiente lavorativo in cui si usa Kubernetes, quanto è l'effort giornaliero per gestirlo? È un lavoro tanto grande e impegnativo per cui serve una figura adibita solo a quello, oppure può essere gestito facilmente anche dedicandoci poco tempo? Allora, per un'installazione on-prem in cui si, cioè on-prem o anche su dei server, sul cloud, però in cui si gestisce tutto il ciclo di vita di Kubernetes, comunque l'effort non è semplicemente vedere che tutto funzioni, ma è: ho delle VM, le devo tenere aggiornate, quindi patch delle VM, del sistema operativo delle VM. C'è Kubernetes, lo devo tenere patchato, quindi lo devo aggiornare di versione. Devo gestire la security, devo gestire il networking. Se le applicazioni su cui le applicazioni che sono in esecuzione sul cluster hanno necessità di scalare, o trovo dei meccanismi che fanno autoscale come quelli che abbiamo a disposizione su Azure o su altre piattaforme, oppure devo metterli in moto io, oppure devo manualmente andare ad aggiungere o rimuovere nodi. Quindi diciamo che non è che una volta che è stato installato e configurato Kubernetes, non mi aspetto che ci sia un grossissimo lavoro fino al momento in cui non ci sono da fare modifiche strutturali al cluster, che per modifiche strutturali intendo aggiornamenti del sistema operativo, aggiornamenti della versione del cluster Kubernetes o aggiunte e rimozione di nodi. Però comunque c'è bisogno di qualcuno che sappia fare quello che si chiama in gergo governance del cluster, cioè se qualcosa non sta funzionando bisogna che qualcuno ci sappia mettere le mani. Quindi diciamo che non c'è bisogno di una figura che stia lì a guardare il cluster costantemente, ma bisogna avere
un sistema di monitoraggio che ti avverti nel caso in cui qualcosa non stia andando bene, e nel caso in cui qualcosa non stia andando bene, sapere dove andare a mettere le mani. Quindi è per quello che io sconsiglio, in genere, a meno che non lo si faccia di lavoro, di installarsi un cluster da soli, ma è assolutamente preferibile utilizzare un servizio managed offerto da qualcuno. Okay, ed è il motivo per il quale è nata questa presentazione, cioè il fatto di vedere Kubernetes, ma vederlo Kubernetes declinato sulla piattaforma cloud che io conosco, che è Azure. Un'altra domanda di Matteo Ghezza. Chiede se ha senso rendere scalabile un'applicazione PHP più MariaDB con architettura simile a WordPress, in cui non posso dividere in back-end e front-end, ma solo in PHP e database. Lì così è, la domanda è... dipende, nel senso che ha senso nel momento in cui ne hai l'esigenza, ok? Quindi prima cosa, se serve... si valuta se ha senso renderla scalabile. Diciamo che nel mondo fatato di Kubernetes, di cui tutti parlano, che sembra tutto bello, ovviamente nel momento in cui si inizia a introdurre componenti stateful, come sono i database, iniziano ad esserci delle complicazioni, nel senso che non è che non si può fare, ma iniziano ad esserci delle complicazioni, e scalare un database è diverso che scalare un'applicazione di front-end stateless, ok? Quindi, per prima cosa bisogna capire quanto scalabile o quanto si può far scalare il DB, perché poi a quel punto lì diventa lui il nodo, il collo di bottiglia, potenzialmente diventa lui il collo di bottiglia, perché se io faccio scalare la mia applicazione di front-end, che invece che gestire 10 richieste HTTP ne gestisce 1000, ma poi tutte queste 1000 vanno sul DB e il DB ne riesce a gestire 30 solo alla volta, abbiamo semplicemente spostato di un layer il problema. Quindi la risposta alla domanda proprio non ce l'ho. Diciamo che Kubernetes aiuta anche in questo caso, nel senso che anche per quanto riguarda la parte stateful ci sono una serie di componenti e di oggetti all'interno di Kubernetes che ci permettono di gestire quelli che si chiamano stateful set e quindi tutta la parte di storage e di database, però aumenta la complessità di gestione e di integrazione col cluster, quello sì. Ok. Vediamo se arriva qualche altra domanda nei prossimi 30 secondi, un minuto, oppure una replica alla tua risposta. Sì, poi diciamo che secondo la mia poca esperienza col cloud, e poi dopo quando ci si orienta al cloud ci sono un sacco di sistemi che permettono sia la scalabilità che la replica, anche magari già forniti anche per esempio da Azure per i database, eccetera. Esatto, difatti secondo me nel momento in cui si sposa una piattaforma, nel mio caso perché è quella che conosco meglio, come Azure, la soluzione sta sempre nel mezzo, nel senso che a quel punto lì, se nel momento in cui ho la necessità di un database e ho una piattaforma come Azure, non mi metto a ostare e a dover gestire un database all'interno del cluster Kubernetes, ma uso un servizio database as a service esposto dalla piattaforma. Adesso oramai quasi tutte le piattaforme mettono a disposizione diversi tipi di database, da su Azure hai SQL Server, hai Postgre, hai MySQL, hai Cosmos DB, a seconda che tu voglia un relazionale o un non relazionale o un NoSQL. E quindi se puoi spostare dal cluster la parte stateful di un database, come quella di un database, è molto meglio, ma semplicemente perché se no se ti porti in casa, per esempio adesso SQL Server gira su un cluster, all'interno di un container Docker, potremmo tranquillamente mettere SQL Server all'interno di un cluster Kubernetes e usarlo lì dentro con uno storage fisico all'esterno per tenere i dati, però vuol dire che ti devi gestire i backup, ti devi gestire la security, ti devi gestire un sacco di altre cose che invece quando tu sposi il cloud paghi ovviamente, ma hai il vantaggio di dire ok, tutta questa parte di governance del database è gestita dalla piattaforma, che comunque in un sistema complesso fa tanto la differenza.
cioè lì sì, se no devi avere persone che monitorano lo stato del database costantemente per vedere, invece adesso l'integrazione che abbiamo per esempio su Azure con SQL Server è quello di avere anche degli advisor che ti notificano se devi creare degli indici, se ci sono delle migliorie che puoi fare al tuo database per poter, in base alle query che lui riceve, insomma sono tante cose che fatte manualmente, no, non le paghi in termini monetari, ma le paghi in termini di tempo ovviamente, quindi bisogna un po' scegliere, però nel momento in cui si sceglie una piattaforma cloud, l'approccio diciamo cluster Kubernetes nel momento in cui abbiamo un'architettura microservizi e lo storage del database così all'esterno del cluster su un database as service è un'ottima soluzione, forse la migliore in questo momento. Ok, tra l'altro leggevo giusto ieri un articolo su Microsoft Learn di un sistema per leader election, quando ci sono appunto diciamo elementi concorrenti che vanno a intervenire sul database, quindi poi c'è tutto un mondo che si apre ovviamente, sì. Perché bisogna gestire appunto, evitare che vadano a intasare le risorse oppure condividere allo stesso momento la stessa risorsa e quindi creare confusione poi in quello che succede. Certo. Ok, tanto che arrivano le ultime domande, pubblico ancora la slide, quella. Allora ti rilascio il monitor. Sulla prossima sessione, visto che qualcuno si è inserito in corsa. Riprendiamo quindi il filone del cloud il 17 di giugno. Parlando di sviluppo applicazioni serverless e Azure Functions, quindi sempre legati al cloud di Microsoft, anche perché appunto sarà Massimo Bonanni di Microsoft a parlare questa sessione, quindi sicuramente avrà qualcosa di interessante da dirci. Ok, Alessandro, se non sono arrivate altre domande, visto che sono le 7:10, allora c'è ancora una domanda. Franco Rossi ringrazia. Grazie Franco. Niente, ok, ti ringrazio anche io per la sessione, molto interessante e perlomeno a me serve sempre per capire qualcosa in più, quindi nonostante organizzare i Next Call mi fa piacere che siano gente molto preparata che viene a raccontarci un po' della loro esperienza e la condivide con tutti noi. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Buona serata. Ciao, ciao.